Ecco, da dove siamo partiti per guardare il mondo giovanile? Siamo partiti dagli adulti. Naturalmente non lo abbiamo fatto perché pensiamo che gli adulti sappiano spiegarci chi sono i giovani, cosa sono i giovani, ma perché credevamo, e poi vedrete più avanti che è stato effettivamente opportuno, che a partire dai giovani potevamo capire qual è il contesto, a partire dagli adulti, scusate, potevamo capire qual è il contesto nel quale il mondo giovanile si muove, quali sono i giudizi, quali sono in alcuni casi gli stereotipi, in altri anche i pregiudizi e altre volte ancora invece le interpretazioni interessanti. Per questo la prima cosa che abbiamo fatto è stato un focus group, un gruppo di discussione con alcuni adulti che per le loro attività professionali, perché sono impegnati in associazioni, perché seguono il mondo dello sport, hanno a che fare quotidianamente con le ragazze e i ragazzi. Che cosa ne è venuto fuori? Ne sono venute fuori sostanzialmente e a grandi linee due forme di interpretazione del mondo giovanile. Uno è quello che guarda ai giovani come a un mondo che ha bisogno di spazio, ha bisogno della possibilità di costruire da sé la propria realtà e quindi di converso guarda gli adulti come spesso un tappo o comunque un ostacolo alla piena realizzazione di questi percorsi. L'altro invece che guardava i giovani come a un gruppo sociale che ha bisogno di una guida, di qualcuno che gli segua, di qualcuno che gli indichi la strada, che gli insegni la quotidianità della vita. Ovviamente queste sono due linee di massima, in mezzo ci sono state e ci sono tantissime sfumature, però sono due linee su cui si sono caratterizzati molti degli adulti. Questa sera abbiamo chiesto a Ennio Sartori, che molti di voi conosceranno, di darci un suo contributo, un suo punto di vista. Lui non poteva essere presente con noi stasera e allora il contributo lo abbiamo registrato con un video che vi proponiamo. Partiamo effettivamente subito ad addentrarci un po' su alcune questioni. Io metto in scena la mia esperienza di relazione con i ragazzi sia a scuola e poi anche in quanto organizzatore culturale di Atos. Ho sempre operato e ho sempre tentato di operare poi in relazione con quelli che sono anche quelli che vengono identificati come giovani. È chiaro che è molto difficile poi definire la categoria di giovani, anche perché se guardiamo poi le biografie di questi giovani scopriamo che nello smottamento generale di tutte le strutture, da quelle familiari a quelle comunitarie, ormai i giovani, ogni giovane ha un suo percorso autonomo. Però in qualche modo si potrebbe anche fare un tentativo di organizzare un discorso più sociologico. Beh, innanzitutto qual è la mia posizione di adulto nei confronti dei giovani? Ecco, io direi, partirei con questo paradosso: i giovani hanno sempre ragione. Che cosa intendo dire? Intendo dire in qualche modo che dobbiamo partire da un rapporto con i giovani dando per scontato che loro siano la forza vitale, il vivente a cui noi dobbiamo in qualche modo lasciare il posto. Ecco, questo lasciare il posto è un grosso problema perché pone il problema del rapporto fra generazioni. Una delle cose che è evidentissima nella nostra società è proprio che non c'è un rapporto fra generazioni. Gli adulti considerano in qualche modo i giovani spesso come extraterrestri oppure li considerano come elemento di disordine e quindi di solito l'approccio è un approccio di demonizzazione della gioventù, che significa poi demonizzazione della vita e del vivente, o dall'altra parte poi ci sono altri tentativi in qualche modo di sussunzione dei giovani dentro le logiche del consumo. Di fatto comunque quello che gli adulti tendono a non considerare come decisivo nella relazione con i giovani è proprio il rapporto di restituzione. Ecco, questo termine è un termine efficacissimo anche perché esiste un bellissimo libro che appunto si intitola Restituzione e parla del rapporto fra generazioni. Che cosa significa poi la restituzione? Significa in qualche modo che credo che il compito nostro, sto parlando in questo caso come adulto, è proprio di creare le condizioni per lasciare spazio ai giovani in modo tale che siano in grado di evidenziare quelli che sono i loro bisogni, i loro desideri,
lasciare spazio non è una cosa semplice, anche perché ovviamente una società come quella italiana, fondata sulla gerontocrazia, è una società che invece tende a contenere qualsiasi movimento vitale dei giovani, soprattutto quando i giovani sono vitali anche nella progettazione di un orizzonte futuro di tipo utopico. Sto parlando in qualche modo di esperienze come quelle degli studenti che scendono in piazza e si trovano poi a essere più o meno coercitivamente condotti sulla retta via, oppure sto parlando di quell'esperienza giovanile fondamentale per capire poi la relazione fra giovani, adulti e potere che è stata a Genova nel 2001. Beh, l'impressione, avendo vissuto quella situazione, è effettivamente quella che gli adulti lì, intendo adulti, anche tutte quelle forme di potere, non solo nazionale ma anche internazionale, abbiano deciso di far capire che il giovane funziona bene quando è un consumatore, funziona malissimo rispetto alla nostra società quando si pone orizzonti di trasformazione. E gli orizzonti di trasformazione sono strettamente collegati poi con i rapporti fra generazioni, perché ogni generazione restituisce a quella che viene non ciò che ha, ma probabilmente le speranze inadempiute. Ecco, riusciamo noi a fare questa operazione? Siamo riusciti? Qual è la società che consegniamo? Siamo in grado, soprattutto poi, questo è il mio problema, di sottrarsi alle logiche del potere, perché nel momento in cui noi adulti occupiamo uno spazio, è evidente che stiamo occupando uno spazio di potere e lo stiamo anche sottraendo alle forze nuove che potrebbero in qualche modo occupare quello spazio. Questo non è solo un discorso che riguarda, diciamo, il panorama politico così degradato dell'Italia. Ma questo vale anche per esempio all'interno dei processi produttivi. Se noi analizziamo ad esempio il sistema del Nord-Est, una cosa evidentissima è che è nato attraverso grandi figure di padri che sono riusciti in qualche modo a costruirsi, secondo la logica del self-made, in qualche modo da soli, o comunque hanno costruito questa immagine di loro stessi come persone in grado di produrre e di realizzare il grande progetto economico del Nord-Est secondo queste logiche. Ma quali relazioni istituiscono questi soggetti con i loro figli? Se andiamo a vedere, questo sarebbe molto interessante anche da un punto di vista sociologico, se andiamo a vedere se effettivamente c'è stata poi una trasmissione, una restituzione di questi saperi nelle generazioni future, cioè verso i figli, scopriamo che ci sono intere generazioni di mezzo di figli totalmente inetti rispetto alle funzioni paterne. È come se i padri non fossero riusciti nemmeno a restituire quelle competenze, come se questi grandi soggetti che si sono costruiti da sé avessero instaurato con i loro figli un rapporto essenzialmente di, non di trasmissione né di restituzione, ma un rapporto legato alla logica di consumo. La frase, quella più celebre e banale che noi troviamo spesso, è: gli ho dato tutto, guarda che cosa è venuto fuori. Beh, gli ho dato tutto significa in qualche modo che il rapporto che io avevo istituito con mio figlio non era un rapporto di relazione fra desiderio e legge, ma era una relazione fondata sul consumo. Ma per quanto riguarda invece la relazione fra scuola e mondo giovanile, ecco, come insegnante io posso anche qui fare riferimento alla mia posizione. E beh, io continuo a dire anche ai miei colleghi che in realtà il lavoro che noi facciamo a scuola è un lavoro di resistenza. Resistenza a che cosa? Una resistenza, tra l'altro, non legittimata dal contesto politico e sociale. Resistenza perché noi stiamo tentando in qualche modo di mantenere vivo all'interno della scuola un rapporto con i giovani fondato sulla necessità di fornire loro strumenti di autoconsapevolezza, di narrazione di sé, di approccio critico al reale, di anche definizione di alcuni valori che in realtà poi, da un punto di vista apparentemente ipocrita, sono quelli anche che di solito il governo ci invita a sostenere dentro la scuola quando si parla di cittadinanza, educazione alla cittadinanza, eccetera, eccetera. Ecco, io dico che ovviamente di fatto, nella sostanza, la scuola oggi non è più legittimata a fare questi discorsi. E non è più legittimata perché ovviamente la società e anche le forme del potere neoliberista non richiedono nella sostanza che noi educhiamo i ragazzi a essere dei cittadini attivi. Casomai ci chiedono, nella sostanza, di produrre dei soggetti che siano in grado di entrare immediatamente nel mercato del consumo, più o meno in maniera intelligente, ma soprattutto in maniera passiva. Questo cosa vuol dire? Che la scuola e chi opera nella scuola
è completamente delegittimato da un punto di vista sociale e sta facendo un'operazione veramente qui di resistenza per tentare di costruire anche esperienze e di fornire soprattutto agli allievi di strumenti in grado di avere effettivamente un rapporto di autoconsapevolezza di sé. Quando si dice che i ragazzi non sanno narrare la loro esistenza, non saper narrare, non saper costruire un racconto della propria esperienza è un segno dell'incapacità di dare un senso alla propria esistenza, ma per riuscire a narrare la propria esistenza bisogna anche avere quel tempo lento che solo la scuola oggi riesce a fornire, per cui la scuola per i ragazzi è effettivamente un'oasi totalmente delegittimata e noi la manteniamo come tale nella speranza che poi lì si creino effettivamente le nuove generazioni capaci anche di affrontare non solo in una logica di consumo una relazione forte con gli altri, con i paesaggi, con gli ambienti, con i territori e soprattutto con se stessi.